In questo periodo storico abbiamo assistito alla distruzione e annientamento della Costituzione italiana sulla base di uno stato di emergenza che tale non può più definirsi, stando a quelli che sono i rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità, e tutto nel totale silenzio dell'Avvocatura italiana. Inizia così la lettera sottoscritta da più di 100 avvocati e inoltrata al Presidente della Repubblica, alla Commissione europea e al Consiglio d'Europa, nonché al Governo, ai Presidenti degli Ordini e ai Comitati delle Pari Opportunità. Facciamo parte di una categoria, hanno proseguito nella lettera, che dovrebbe essere coesa nella difesa del diritto, indipendentemente da quelle che sono le ideologie scientifiche che ogni singolo componente dell'avvocatura ha. Il potere esecutivo, hanno spiegato, ha soppiantato quello legislativo, per giunta partorendo norme non conformi alla Costituzione e ai trattati internazionali, violando i diritti fondamentali dei cittadini e da ultimo anche dei loro avvocati. Prima firmataria del documento è Pia Perricci. A oggi la situazione è che sostanzialmente noi avvocati non possiamo entrare senza Green Pass e da febbraio gli ultracinquantenni doppiamente discriminati, perché non potranno entrare se non avranno anche la vaccinazione, perché rientrano nella fase degli ultracinquantenni. E quindi che cosa succede? Dovete essere sostituiti? Succede sostanzialmente che un cliente sceglie noi su una base, sulla base di un rapporto fiduciario, però funzionalmente noi non potremmo andare in tribunale, non possiamo andare in tribunale se non mostriamo un Green Pass. Quindi, ha proseguito, le udienze devono essere effettuate da colleghi che li sostituiscono. La lettera, poi aggiunto per Ricci, l'abbiamo inviata perché nessuno ci ascolta e sentiamo che il diritto sta morendo dinanzi ad un presunto stato di emergenza. Viene dichiarato da più parti, infatti, che la variante Omicron è contagiosa ma non letale. Tutte le nazioni hanno fatto un passo indietro, ha sottolineato l'avvocato, nell'Italia, che vuole avere il primato di persone vaccinate che comunque si infettano e possono infettare. E probabilmente avrà il primato di povertà, perché tante famiglie si stanno impoverendo, non potendo permettersi i tamponi, sono costrette a doversi vaccinare, quindi a violentare se stesse per andare contro i propri principi, con uno Stato che peraltro non si assume alcuna responsabilità, perché parla di vaccino obbligatorio, però di fatto costringe le persone a firmare un consenso informato che non è assolutamente informato, al punto tale che quando le persone si rivolgono agli hub vaccinali facendo delle domande specifiche ai medici vaccinatori, costoro non sanno rispondere nella maggior parte dei casi. Il gruppo di avvocati ha chiesto quindi lo stato di agitazione dell'intera avvocatura e della magistratura, con proclamazione dello sciopero ed astensione da tutte le attività. Noi chiediamo un tavolo di confronto, chiediamo soprattutto che gli organi che ci rappresentano inizino veramente a rappresentarci e non facciano prevalentemente delle funzioni politiche, perché l'avvocatura è fatta anche di avvocati che interpretano il diritto in maniera differente da quella maggioritaria e politica, direi, e quindi chiediamo di essere ascoltati, chiediamo che vengano analizzati realmente i dati. Da ultimo voglio solo evidenziare che oggi mi è stato girato un documento della Regione Piemonte datato 11 gennaio 2022, dove si dice che in un recente studio FIASO si evidenzia che il 34% dei pazienti ricoverati positivi non è malato di Covid. Quindi significa che abbiamo un 34% di dati effettivi sfalsati. Ciò significa che non c'è un'emergenza sanitaria, perché peraltro non mi pare che siano in sofferenza gli ospedali. È vero che ci sono gli infetti, però è altrettanto vero che non abbiamo i dati di emergenza sanitaria di 2 anni fa.